Eccoci. Come state? Si sente bene? Precisi come orologi svizzeri, eh? Allora. Allora, nel mentre che aspetto eh, vostre conferme sulla qualità audiovisiva, intanto già vi dico che sarà una diretta un po' lunga, eh? Allora, il microfono me lo metto qui, mi avvicino un pochino. Allora. Vediamo un po' Sarà una diretta un pochino lunga, eh? Come. Un po', un po più lunga del solito. Eh? Cioè, o meglio, un po' più lunga rispetto alle ultime live. Sarà un po'. Ok, scusate. Sistemiamo un pochino l'inquadratura. Così almeno. Ho notato che ogni tanto mi taglia la testa, eh? Cioè, taglia, insomma. Un po' troppo risicata, diciamo. L'inquadratura. Allora. Vediamo un po'. Qui ci siamo. Allora, allora, allora. Sì, si, si sente bene. Ok, fantastico. Allora, possiamo cominciare, credo. E come detto nella scorsa live, oggi parliamo dell'ultima lezione di, ehm, ad Hogwarts, diciamo, eh, ovvero cura delle creature magiche. Allora, per questa ultima lezione parliamo per la prima volta di una materia facoltativa di Hogwarts che Harry Ron e Hermione studiano al terzo anno. Hermione studia eh, Harry un po', un po' meno, diciamo a fasi alterne e Ron. Eh, no. <ride> no, scherzo, no, 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 scherzo. Comunque, I tre protagonisti, il Golden Trio studia questa materia. Lo ricorderete: ecco, mh, nei film si nota un po' meno perché viene, diciamo, nominata questa materia. Eh, più che altro solo nel terzo film. Mentre nei libri è un po' più approfondita, insomma, poi sono usciti anche degli ebook su... Eh, è uscito un ebook, a dire la verità, con gli approfondimenti di personaggi più secondari e anche terziari, perché no? Tra cui il professor Kettlebeck, che era insegnante delle, di cura delle creature magiche prima di, di Robeus Hagrid. Quindi vabbè, ecco... Mh, è una materia comunque anche abbastanza approfondita devo dire nel mentre che preparavo questa lezione ho visto che è molto molto approfondita questa materia Ecco mh, oltre che, vede mh, oltre che nei, nei, nei libri della saga principale anche appunto negli ebook quando la Rowling ha parlato di Kettlebeck e anche nel, appunto nel viaggio di Harry Potter un viaggio nella storia della magia quindi andando avanti <coughs> Gli allievi imparano a conoscere una grande varietà di creature magiche. Cosa mangiano, le loro abitudini, le, eh, le loro abitudini riproduttive e cosa fare per aiutarle a prosperare nel mondo magico. In ogni lezione si studia una specie diversa, dagli ippogrifi ai vermicoli agli schiopodi di Sparacoda. E già qui possiamo parlare di una prima curiosità eh, di questa materia, ovvero che molto tempo fa la gente credeva davvero nelle creature magiche. E si pensava che i terremoti fossero provocati da giganti che si spostavano sottoterra. In Scozia, se un bambino spariva nei dintorni di un lago, si dava la colpa ai Kelpi, creature eh, mutaforma. Eh, alcuni di questi esseri probabilmente erano frutto di fraintendimenti, per esempio, le sirene potevano essere eh, mammiferi marini chiamati Dugonghi. Che significa signori del mare. Questi animali stringono i loro piccoli come fanno gli umani e spuntano fuori dall'acqua con, con la testa. Sono coperti di alghe e da lontano potevano sembrare figure umane dai capelli lunghi. Parlando di cura delle creature magiche, non possiamo non parlare dei giganti, ma, ma, prima, ma prima dobbiamo parlare di Asanasius Kircher. Nato nel 1602 e deceduto nel 1680, il quale è autore di, un, di Mundus Subterraneus, ovvero Mondo sotterraneo, tradotto dal latino all'italiano, eh, Kircher mh, si trovò a fare l'esperienza di un terremoto durante un viaggio in Italia e da allora nacque il suo interesse per il sottosuolo. Arrivò anche a scalare il Vesuvio, la cui ultima eruzione era avvenuta appena sette anni prima, rispetto alla sua visita. Eh, Kircher credeva che sotto la superficie terrestre ci fossero spazi vuoti e tane nascoste e che queste caverne contenessero meraviglie, come draghi e giganti. Affermava che in, una caverna, eh, che in una caverna della Sicilia fosse stato scoperto uno scheletro gigantesco. Questo accadde nel XIV secolo. Nel Mundus Subterraneus è presente un'immagine del gigante siciliano in confronto a un uomo normale, al gigante biblico Golia, a un gigante svizzero e a un gigante de, della Mauritania. Una, qui abbiamo già un'altra curiosità, che, ovvero che quasi tutti i paesi hanno leggende, leggende sui giganti. Spesso si credeva che avessero costruito monumenti antichi o, o elementi naturali che nessuno riteneva opere umane come Stonehenge che si trova nel Wiltshire in Inghilterra, oppure parliamo della strada del gigante che si trova in Irlanda del Nord. Molto simili ai giganti, abbiamo i troll di montagna, alti circa 3 metri e mezzo, alti circa 3 metri e mezzo. I troll si distinguono per la loro stazza e forza prodigiosa, hanno la pelle spessa e ricoperta di escrescenze callose dette sassi. Che disseminano per il pavimento delle loro cave caverne. Vicino ai troll possiamo trovare la mosca trollina che usa, che usa ronzare spesso intorno ai troll. Possiamo trovare anche il trolleottero che si nutre del di cerume di troll. Esiste un'immagine realizzata da Jim Kay dove vediamo lo studio di un troll di montagna. Cioè, ovvero un'illustrazione degli studi condotti sul troll di montagna. Perché mh, non, non è non che i troll di montagna studino, sia chiaro. Mh, comunque, stiamo dicendo: i troll di montagna. L'artista ha aggiunto anche un nome scientifico per il troll, ovvero eh, troglo... no, Triloditarium Alpinum. La creatura è coperta da escrescenze e ha lo sguardo vacuo. Allora, il termine troll viene dall'antico norreno, norreno Queste creature sono comp comparse per la prima volta nel folklore scandinavo. Anche la parola troll scritto T-R-O-O-W, deriva da troll. Anche. Eh, scusate, mi sono perso, anche se si riferisce a esseri molto diversi come fate o creature nascoste nelle isole Shetland. Dalle predizioni per il futuro alla buona fortuna alla cura delle malattie, i rospi compaiono nel folklore magico da centinaia di anni. Il rospo delle, delle canne sì, è il rospo più grande del mondo. Alle zampe non palmate, i, le iridi marroni e le sue ghiandole velenose, sparse sulla pelle, producono una sostanza lattiginosa e tossica. È una delle tante creature descritte dal famoso biologo Johann Baptist von Spix, nato nel 1781 e deceduto nel 1826. Il 13 maggio 1572 si disse che nelle campagne intorno a Bologna era stato trovato un drago mostruoso. La scoperta fu vista come un cattivo presagio e quindi il corpo del drago fu portato al famoso naturalista e collezionista Ulisse Aldrovanti che nacque nel 1522 e morì nel 1605, perché gli fu portato ecco, questo scheletro enorme affinché lo esaminasse. Le scoperte di Aldrovanti sono pubblicate in Serpentum et Draconum Historie, ovvero eh, Storia dei Serpenti e dei Draghi, che contiene descrizioni dettagliate di serpenti, draghi e altri, e altri mostri, con informazioni sul loro temperamento, e sui loro habitat e qui mi ripermetto un attimo di puntualizzare eh, di fare un po' il pignolo a dire la verità però perché comunque essendo mh, nella finzione vestendo i, i panni dell'insegnante ci tengo ad essere il più preciso possibile questo perché in, eh, nel libro appunto che vi ho appena citato quello illustrato no? il drago è rappresentato con due zampe più ali e come avevo detto già in un'altra live, a dire la verità, eh, questa in realtà non è un drago ma si tratta di una viverna, perché appunto eh, la viverna è descritta con due zampe più ali, mentre il vero drago è descritto con quattro zampe più ali. Ma comunque, eh, tralasciando questo, mh, questa pignoleria, diciamo. Eh, possiamo andare avanti. E diciamo che eh, possiamo dire che esiste un'illustrazione di Jim Kay dove vengono raffigurate diverse specie di uova di drago. E per creare questa immagine, l'artista ha disegnato e colorato le diverse forme delle uova con i, con, i di base, con i colori di base, poi ha aggiunto i dettagli e gli altri colori e le sfumature le ha aggiunte in digitale, e insieme ovviamente alle scritte, per poi arrivare alla versione definitiva. La scala indica che l'uovo più piccolo era alto 6 pollici, ovvero circa 15 cm, ovvero che è grande come un uovo di struzzo circa mentre l'uovo più grande arriva a 15 pollici, ovvero circa 38 cm. Alcune di queste uova hanno un aspetto normale e ingannevole, mentre altre appartengono in inequivocabilmente al mondo magico. L'attività che potete provare a fare oggi riguarda proprio le uova di drago. Preparate un uovo sodo e fatelo raffreddare per 10 minuti. Mescolate, mescolate un cucchiaino di colorante per alimenti e due cucchiai di aceto di vino bianco in una, eh, in una scodellina. Mettete l'uovo ancora caldo nel mescuglio, non, eh, non basterà a coprirlo, ma non, non vi preoccupate. Poi lasciatelo immerso per 10 minuti circa, e, per poi girarlo e tingere la, per far tingere l'altro lato. Ripetete un'altra volta e aggiungete 4 cucchiai di acqua bollente al miscuglio colorato. Lasciate l'uovo immerso per 30 minuti girandolo un paio di volte e poi fatelo asciugare su un, su un, ca su un canovaccio. Il risultato sarà un uovo di drago pieno di splendide chiazze. Poi, eh, continuando a parlare delle creature magiche, non possiamo non parlare dei fantasmi. In questo senso la sezione spiriti è una delle tre che compongono l'ufficio regolazione e controllo delle creature magiche. Le altre due sezioni sono la sezione animali e la sezione esseri. Eh, ne fanno parte anche l'ufficio delle, delle relazioni con i goblin e lo sportello consulenza animali nocivi. Molto simili ai fantasmi abbiamo i poltergeist, eh, la parola pa poltergeist viene dal tedesco e significa fantasma rumoroso e di solito è uno spirito maligno che crea incidenti con gli oggetti o semplicemente anche uno spirito diciamo dispettoso potremmo de definirlo uno spirito burlone e mh, qui possiamo in realtà posso dirvi in realtà anche un'altra curiosità ovvero che i poltergeist spostano gli oggetti e producono rumori inspiegabili. Per esempio pare che quello di eh, Thornton Road eh, a Birmingham in Inghilterra tirasse, sa tirasse sassi contro le finestre quando non c'era nessuno nei paraggi. Per fantasmi invece si intendono spiriti di persone o animali eh, morti che infestano un luogo. C'è chi dice di aver visto il fantasma di un pollo che vagava per Pond Square a Londra. E poi, cambiando totalmente argomento e creatura. Una creatura molto importante per questa materia è l'ippogrifo che abbiamo visto anche nei film e nei libri di Harry Potter. Molto importante, e al quale abbiamo voluto molto bene anche. Nel film vediamo solo Fiero Becco, mentre nei libri Hagrid porta una, una cosa come una diecina di ippogrifi, mi sembra, se non ricordo male, 10-20 ippogrifi. Che, ovvero uno per ogni studente della materia. Comunque così. E... Ippogri... La parola ippogrifo deriva dall'unione di due parole provenienti dal greco antico, che sono due parole che indicavano rispettivamente cavallo e grifone. L'ippogrifo fu descritto per la prima volta dal poeta italiano Ludovico Ariosto, nato nel 1474 e deceduto nel 1533, nel poema Orlando Furioso. Secondo la leggenda, il grifone, animale mitologico con la testa di aguile e le zampe posteriori di leone, sarebbe un antenato dell'ippogrifo. Una figura molto importante per la materia di cura delle creature magiche è... È... è. No, scusate, mi sono perso. Una figura molto importante in questa materia è la sirena. E nel libro Gli Animali Fantastici e Dove Trovarli, il celebre mag magizoologo Newt Scamander fece delle interessanti osservazioni sui maridi. Eh, noti anche come sirene, selchi o merrow, i maridi vivono nascosti. Eh, incantesimi respingibabbani impediscono agli, agli intrusi di scoprire i laghi e i fiumi in cui abitano. I maridi parlano il maridese e come i centauri richiedono lo status di animale anziché di essere. Tra le creature magiche abbiamo anche i ragni mangioccelli. In questo senso possiamo nominare Maria Sibilla Merian, Ma nata nel 1647 e deceduta nel 1717. E fu una naturalista e illustratrice zoologica, Scusate, è famosa per il suo lavoro in innovativo sugli insetti del Sud America. E tra il 1699 e il 1701 Merian Ma lavorò in, in Suriname, ovvero sulla costa nord-orientale del Sud America, dove realizzò i disegni per il libro Metamorphosis Suriname, e molti degli insetti scoperti da Merian durante la sua spedizione erano del tutto sconosciuti agli europei. Quando pubblicò un'immagine di un ragno gigante che si nutriva di uccelli, tutti pensarono, pensarono che l'avesse inventato. Solo nel 1863 l'esistenza di questo ragno fu finalmente verificata. Maria aveva 52 anni quando partì per il, suo, per il Surimane con sua figlia Dorothea, che aveva 21 anni. Per due donne un viaggio del genere nel 1699 era una cosa straordinaria. A quei tempi si pensava di, infatti che le donne dovessero stare a casa a badare alla famiglia. E per concludere non possiamo non, non parlare della fenice. La fenice vive fino a un'età molto avanzata poiché, poiché è in grado di rigenerarsi, incendiandosi quando il suo corpo incomincia a cedere e risorge dalle sue ceneri in forma di pulcino. Jin K. ha illustrato la fenice con le piume di colore giallo, rosso e arancione. Con gli occhi scuri e dallo sguardo penetrante, ha le zampe di un azzurro penetrante ed ha una lunga coda anch'essa gialla, rossa e arancione, ma dalle dimensioni enormi simili a quella di un pavone. Concludiamo con un piccolo approfondimento sulle capacità di resurrezione della Fenice: Esiste un bestiario del XIII secolo realizzato in Inghilterra, nel quale viene descritta e illustrata una fenice. Secondo il testo, la Fenice si chiama così per via del suo colore, il Porpora Fenicio, oppure perché è unica. Vive in Arabia e può vivere fino a 500 anni. La caratteristica più straordinaria della Fenice è la sua capacità di rigenerarsi quando arriva alla vecchiaia: crea un falò con rami e piante e alimenta il fuoco battendo le ali, poi si lascia consumare dalle fiamme e dopo 9 giorni risorge dalle sue ceneri. Con questo concludiamo le lezioni ad Hogwarts e vorrei un vostro pensiero sulla, sulla specifica lezione di oggi e invece anche un pensiero se, se vi è piaciuto invece tutto il percorso di studio ad Hogwarts. E nel mentre che aspetto un vostro eh, riscontro, barra pensiero, su questa, sia sulla lezione appunto che sul percorso, io personalmente posso dirvi che che nonostante sia durato in realtà abbastanza poco, cioè comunque non è durato tantissimo perché sono in realtà un paio di settimane circa che, facciamo, che vi porto questo format e nonostante sia durato comunque non tantissimo eh, penso che alla fine mi mancherà un pochino e nel caso specifico di cura delle creature magiche mi è piaciuto moltissimo potervi parlare anche, anche di questa ulteriore materia e ecco appunto, eh, spero sia piaciuto questo breve percorso anche a voi, a me tantissimo. E in realtà, stavo già pensando a come sostituire eh, in questa parte di diretta dove vi portavo questo format di, eh, delle lezioni ad Hogwarts, in realtà, stavo pensando di eh, proporvi, no, stavo, stavo pensando, voglio proporvi. Di la lettura eh, dei tre mini libri, quelli ehm, eh, Gli Animali fantastici e Dove Trovarli, il quidditch, il quidditch attraverso i secoli e Le Fiabe di Pedelbardo. Pensavo di eh, la scelta, comunque, con ecco, l'idea diciamo che orientativamente sono, lo faremo senza dubbio, e solo che volevo lasciare a voi la scelta di qua, con quale libro iniziare quindi vi ripeto la scelta è gli animali fantastici e dove trovarli il quidditch attraverso i secoli e le fiabe di betelbardo scegliete voi e ne leggeremo un po' per volta per ogni live poi lo, eh, quando lo finiremo insomma vi rimetterò la scelta di quale scegliere tra uno dei due rimanenti te lo ricordi il fantanimale? una cosa del genere insomma sì, è bellissimo era il, fanta il Fantanimale. Era <ride> un ricordo molto, molto antico di quando ero un piccolo angelo, insomma, per dirlo alla Trono del Muori. <ride> Comunque, ecco, eh, questo è quanto. Allora, un secondo solo che reperisco i tre volumi. Dove li ho messi? Dovrebbero essere lì sotto. No, vabbè, non, non mi va di allungarmi troppo. E comunque, ecco, appunto, eh, ripeto, un vostro pensiero. E vi rimetto a voi la scelta di quale eh, libro legge, cominciare a leggere da già dalla live di giovedì, nel mentre che vi aspetto, eh, vi annuncio intanto che passiamo subito ad archeologia. Il prossimo argomento è l'archeologia. Abbiamo una scoperta in Italia due scoperte in Italia. Scusate un attimo che Rifaccio un attimo mente locale: tre scoperte in Italia. E abbiamo tre scoperte archeologiche italiane e una supposizione, poi parliamo di serie TV e poi parliamo dei sorteggi di Champions Europa League, allora vediamo un po'. Voto per Animali Fantastici e dove trovarli. Ok, va benissimo. Allora, eh, per il momento, ok, Animali Fantastici ha un voto. Bene. E, però ecco, consideriamo ecco, che Animali Fantastici comunque, eh, più che un racconto continuativo come sono queste lezioni, in realtà è proprio un, un bestiario, diciamo. Comunque è una sorta di inventario. Scritto da Newt Scamander nel... 27... Mi sembra? No, 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 nel 40, negli anni 40 lo scrisse Newt Scamander. Ovviamente nella finzione, eh, non è che esiste Newt Scamander maggi eh, magizzolo, così è chiaro. Ok, allora non vedo altri commenti, quindi presumo... Sì, sì, figo. Ok, va benissimo. Allora, intanto, scusate un attimo, provo un attimo a raggiungerlo. Eh, no, vabbè, troppo distante. Allora va bene dai, eh, dalla prossima volta cominciamo con la lettura di animali fantastici, vi, le, vi parlerò proprio con il libricino qui davanti, con la guida, e parliamo di un po' di creature magiche, ne, ne avremo parecchie di creature magiche delle quali parlare. Eh. Va bene dai, allora dalla prossima live quindi cominciamo con la lettura di animali fantastici e io intanto vado avanti con la diretta perché abbiamo... Eh, ci spostiamo in ambito archeologico come vi dicevo e più precisamente ci troviamo a Verona e per essere ancora più preciso ci troviamo nell'arena di Verona. Questo perché durante i lavori di restauro dell'anfitrione di Piazza Bra è stato rinvenuto lo scheletro di una donna che era stata sepolta lì. A dare l'annuncio è stato il sindaco di Verona Federico Sboarina tramite un post su Facebook nel quale leggiamo eccezionale scoperta eh, oggi in un, arco, in un arcovolo interno dell'arena archeologi e soprintendenza faranno analisi e test per risalire alla, alla datazione e alla storia eh, questa insomma è la prima notizia archeologica e eh, voi che ne pensate? Eh, personalmente ecco posso dirvi che eh, sono stato a Verona qualche anno fa e eh, personalmente ecco è una città che mi è piaciuta veramente veramente tanto poi ecco eh, Verona è una città molto molto importante... Eh, importante? Importante? Mi sa che non è italiano, vero? <ride> Comunque una battuta a parte. Ma Verona è una città importantissima del nostro paese e sono veramente molto molto contento che sia stata fatta questa scoperta. E io la terrò sott'occhio... La terrò sott'occhio? Sì, sicuramente. La terrò sott'occhio eh, eventuali sviluppi. E comunque ecco, dovessero esserci aggiornamenti, comunque ve, la, mh, ve li riporterò senza dubbio. E quindi dicevamo ecco, Verona è una città importantissima. Uh, e personalmente a me è piaciuta tantissimo, veramente veramente tanto. E insomma, sono molto contento. E adesso mi sta avvenendo in realtà un dubbio, ma era il sindaco di Verona che fece quello sfondone su Federico II di Spezia. Non ricordo. Cioè, ho questo ricordo di questo sindaco che sbagliò Fabio Sarullo is a new Follower ciao ancora non si sa nemmeno a che epoca risale no guarda quando ho letto la notizia non, non, non era specificato cioè il sindaco aveva specificato che appunto la soprintendenza stava e gli archeologi stavano studiando e, comunque ecco no la terrò senza dubbio sott'occhio e che stavo dicendo? Sì, eh, dicevo non era il Sindaco di Verona che fece quello sfondone che disse: invece di Federico II di Svevia, disse Federico II di Spezia. Che anche feudalesimo e libertà. Fece un post, mi sembra, una cosa del genere. No, non ricordo, cioè ho questo ricordo vago di questo sfondone mastodontico, se qualcuno se lo ricorda potrebbe darmi conferma cortesemente. Va bene, nel mentre. Aspetta, è uscita da poco un'altra notizia su questa cosa di Verona. Pare di epoca tardo-antica. Fighissimo. Ah, bella questa cosa. Molto bella. Grazie dell'aggiornamento in diretta. Ecco, grazie, grazie. Beh, viva la chat. Su... Viva sempre la chat. Sempre, sempre. Allora, no dai, mi fa... intanto questo mi fa piacere, senza dubbio. E comunque si sì, dai In ogni caso ulteriori sviluppi eh, li terrò sott'occhio eh? Con molto piacere davvero Allora Non vedo altri commenti eh, Quindi presumo di poter andare avanti E ci Vabbè rimaniamo ovviamente sempre in ambito archeologico Però questa volta ci spostiamo in, 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 A Roma Stavo per dire in Italia Come se Verona fosse qualche, qualche capitale europea Di qualche altra nazione Scusate Ehm No, quel sindaco era Pizzarotti, sindaco di Parma. Ah, è vero, è vero, è vero. Grazie, grazie della conferma. E ancora rido. Sì, anch'io personalmente sì. E comunque, sì. cioè Fu uno sfondone fantastico, veramente. Da, da mandare oltre che a feudalesimo e libertà, anche da mandare a commenti memorabili, a dire la verità. Eh, no, quindi dicevo: ecco, eh, restiamo in ambito archeologico, ma ci spostiamo a Roma e più precisamente in via Alessandrina, perché si sono mh, da poco conclusi gli, sca gli scavi che erano iniziati eh, più di un anno fa. Eh, scavi iniziati grazie ad uno stanziamento di un milione di euro proveniente dall'Azerbaigian. E questo scavo ha riportato alla luce una testa di marmo rappresentante Augusto e una testa in marmo raffigurante Dioniso e importanti partiture architettoniche varie. Questi ritrovamenti sono attualmente conservati nel mercato di Traiano. E la Sindaca di Roma Virginia Raggi, il vice sindaco eh, di, sempre di Roma Luca Bergamo, l'ambasciatore Mamad Amadzada. Amad L'archeologo nonché ex sovrintendente capitolino Claudio Parisi, Parisi Presicce hanno tenuto una conferenza stampa per spiegare nel dettaglio l'importanza della scoperta. Il dottor Parisi Presicce ha dichiarato quanto segue: Lo scavo ci ha permesso di recuperare un pezzo di storia sconosciuta. Abbiamo trovato partiture archi architettoniche della piazza di Traiano, che era la più grande del, dell'antichità. Ricordiamo che il foro di Traiano fu realizzato dallo stesso Traiano appunto a seguito della vittoria in Dacia nel 106. Eh, vabbè, eh, lì dove scavi trovi di tutto. Non si dovrebbe mai smettere di cercare. Sì, ma a Roma, anche se devi fare, insomma, anche se vai a scavare un pozzo per, per l'acqua, trovi, eh, trovi qualsiasi cosa. Ma anche penso che basti scavare 2-3 metri per trovare qualcosa a Roma, insomma. E invece per quel che riguarda eh, la sindaca Raggi, il commento è quello che segue. Abbiamo un tesoro preziosissimo nascosto sotto i nostri piedi. Continuiamo ad aprire questo scrigno e a mostrare in, al, mo al mondo frammenti della nostra identità. Roma è patrimonio dell'umanità. Questo lavoro ci dà speranza. Dobbiamo continuare a guardare al futuro con fiducia. Ora siamo in era covid, ma chi lavora in questo settore deve avere una nuova spinta e deve essere sostenuto. E questo insomma è quanto. E voi che ne pensate? Allora personalmente ecco credo che la Raggi in realtà abbia riassunto al meglio il valore eh, storico e culturale di questa scoperta e credo che abbia riassunto al meglio anche, eh, il, valore, eh, anche il valore di questa scoperta che questa scoperta ha per roma e soprattutto per i romani ecco io personalmente abito in provincia di roma quindi questa ogni volta che comunque mh, roma viene messa in luce comunque la sento particolarmente questa cosa mi fa particolarmente piacere e, e comunque ecco credo sempre di più che mh, roma si meriti sempre di più il titolo di capitale del mondo perché il fatto che, ecco, che continuino a fare scoperte eh, sull'antica Roma e soprattutto eh, che si continuino a fare scoperte comunque di periodi o situazioni a noi sconosciute, penso che dia, renda al meglio eh, l'idea della vastità di, di Roma nell'antichità. Questo è quanto. Allora, brava la Raggi, ha ragione, sì, direi proprio di sì. E, insomma, Virginia è molto brava, insomma. Quanto meno, ecco, quando, su determinati... No, no, va bene, comunque no. Virginia a me è stata particolarmente simpatica, devo dire la verità, insomma... E, insomma, ecco... Vabbè. Comunque, ecco, non volevo fare un discorso politico, eh, è chiaro, non, totalmente apolitico, parlo a livello personale della raggia. Eh. Allora, eh, vediamo un po', eh. Cioè, parlo a titolo personale perché comunque eh, ho avuto modo non so, di scambiarci due parole eh, ad Amatrice, quindi eh, non, so, sono sicuro al 100% che non starà guardando questa diretta. però un saluto eh, alla Raggi. Ho una foto con la Raggi bellissima do, eh, ad Amatrice che sono tutto rosso, <ride> non per niente. Eh, ripeto perché comunque la trovo comunque una bella donna, va bene dai. E... chiusa questa parentesi personale dai che sennò divento rosso <ride> eh, restiamo in ambito archeologico però ehm, in archeologia romana però ci spostiamo in Abruzzo questo perché durante le indagini archeologiche preliminari per un progetto di riqualificazione architettonica in piazza San Giustino a Chieti sono stati ritrovati alcuni reperti archeologici che sono stati presentati in conferenza stampa dalla soprintendente Rosaria Mencarelli. Il rinvenimento che spicca su tutti riguarda una piccola testa in marmo raffigurante Venere. La soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Chieti e Pescara ha rilasciato una, una nota che eh, ve la leggo. Una testina femminile in marmo raffigurante Venere con capelli ondulati e trattenuti da una tenia, ovvero una fascia. Eh, sul capo in modo simile all'architettura eh, all'acconciatura dell'Afrodite accovacciata di Doidalsas Do eh, ovvero un originale greco in bronzo di metà III secolo a.C. La piccola scultura rientra nella tradizione delle riproduzioni in scala minore di sculture ellenistiche Ripresa anche in epoca Giulio Claudia, quando Teate, odier, ovvero l'odierna te, Chieti, vive la, sua, ma, vive la sua massima floridezza. Che bella l'ho vista. Sì, sì, anche io ho visto, nel mentre studiavo, che, eh, studia, mh, che mh, appunto mh, indagavo un pochino questa, mh, questa scoperta, ho visto qualche foto, è stupenda. Eh, che ne pensate? cioè l'ho vista come notizia intendo non la scultura del vero ma no, vabbè certo chiaro ...no io invece ho visto proprio la foto della, della testina molto molto bella e voi che ne pensate e personalmente ecco posso dirvi che eh, sono molto contento perché in realtà l'abruzzo è una terra che ho nel cuore eh, questo perché come già vi ho detto eh, in più occasioni eh, sono originario di Amatrice e Amatrice da diciamo Fino all'unità d'Italia, quindi fino al 1861, cadeva sotto. Era l'ultimo comune del Regno di Napoli, quindi ecco per tanto tempo Amatrice è stata. Eh, no, che cosa sono? No, scusate, ho no, completamente confuso quello che volevo dire. Eh, Amatrice, eh, dopo essere stata Regno di Napoli, eh, ovvero dal 1861 qui, eh, fino al 1927, ovvero. Eh, la data di creazione eh, della provincia di Rieti Amatrice in quei 116 anni è stata eh, in provincia dell'Aquila quindi eh, in Abruzzo e poi eh, appunto è stato mio nonno paterno cioè io sono originario di Amatrice da parte di, di tutta la famiglia di mia madre mentre da parte di mio padre mio nonno era abruzzese precisamente di Castelli che è in provincia di... Mh, in provincia di Teramo Castelli, quindi insomma, diciamo che um, per tre quarti. Io dico che per tre quarti sono abruzzese, quindi insomma è una terra che ho nel cuore, davvero. E sono molto, molto contento che, ogni, che ci si riesca a puntare i riflettori sopra. Si, sì, era proprio al confine con lo Stato Pontificio, esatto, esatto, sì, sì, precisamente. Non so perché me ne sono uscito con Regno di Napoli. <ride> Scusate, era il periodo subito dopo. Dal 1861 fino al 1927, quindi sono. No, 116 anni che ho detto, scusate, la matrice è stata sotto l'aquila sotto per. Ve lo dico subito, eh, per 66 anni. Comunque, ecco, 66 anni. Comunque, ecco, ripeto, ce l'ho nel cuore davvero. L'abruzzo, sì. E comunque, ecco, questo è quanto. Allora, non vedo... Ma oggi c'è il nostro amico appassionato di archeologia, non c'è? Mm, pensieri oltre la barriera? Di... Mm, sì, non, non so se è con noi oggi, non lo so. Non te lo so dire. Oh. Comunque, allora. Va bene, dai. E nel mentre eh, rimaniamo, eh, l'ultimo ar eh, aggiornamento archeologico di oggi. Eh, terminiamo, o meglio torniamo a Pompei, della quale abbiamo parlato, cos'era una delle primissime dirette mi sembra proprio, eh, torniamo a Pompei perché eh, dagli ultimi scavi effettuati eh, con annessi e studi non lo vedo, mm, beh, non lo so, mm, no mi sa che oggi non c'è in ogni caso. Comunque, no, dicevo, eh, torniamo a Pompei perché dagli ultimi scavi effettuati e ovviamente con gli annessi studi si è resa particolarmente insistente l'ipotesi che Pompei non fosse una colonia romana ma che sia in realtà una città di fondazione etrusca e a proporre questa ipotesi è il dottor Massimo Sanna eh, che abbiamo già citato, che vi ricordo essere il direttore del, par eh, del parco archeologico e direttore generale dei musei del MIPAC eh, che insieme all'archeologo Carlo Rescigno, accademico dei, dei Lincei e professore dell'archeologia classica all'Università della Campania Luigi Vanvitelli, ha presentato le nuove scoperte all'Accademia dei Lincei insieme al dottor Fausto Zevi, che è professore emerito di storia dell'arte greca e romana alla Sapienza di Roma ed è accademico dei Lincei. Insieme a Carmine Ampolo, eh, emerito di storia greca alla Normale di Pisa, e Pier Giovanni Guzzo, eh, che per molti anni è stato la guida degli scavi di Pompei. Il tutto con l'introduzione dell'accademico Roberto, Roberto Antonelli. E il dottor Osanna ritiene che Pompei fosse una città fondata e costruita. Nell'arco di pochi decenni, da alcune persone, presumibilmente schiavi liberati, di lingua e cultura etrusca. Si presume, però, che per l'edificazione di mura, eh, case e templi queste persone si siano avvalse delle maestranze locali, che avevano una forte influenza greca nello stile architettonico. <coughs> Eh, si presume inoltre che la fiorente città di Pompei avesse avuto una, bat una battuta d'arresto importante nel 474 a.C. a seguito della battaglia navale di Cuma tra etruschi e greci. Pompei si sarebbe eh, schierata a favore degli etruschi, che, però eh, pe perse, pare che persero. Questa battaglia e Pompei sarebbe rimasta abbandonata per quasi un secolo, ovvero fino all'arrivo dei romani. E in questo senso ecco, eh, ma che meraviglia! Sì, direi di sì, fantastico, davvero. Eh, fa sarebbe eventualmente una, un risvolto storico molto molto importante a parer mio, devo essere sincero. Io, in questo senso, adesso eh, avevo controllato quando avevo letto la notizia, avevo cercato se Alberto Angelo avesse scritto qualcosa. Però ecco poi non ho più aggiornato, quindi adesso lo andiamo a vedere in diretta se eh, il, il, il sommo maestro ha scritto qualcosa in questo senso. Vediamo un po'. Eh, no. No, ok, Alberto Angela purtroppo non ha scritto nulla in merito, quindi va, purtroppo non possiamo avvalerci del commento del giudizio, insomma, o quantomeno di, un, di una ricostruzione di Alberto Angela, però eh, possiamo andare avanti. E questo è quanto. Eh, voi che ne pensate? Ecco, eh, come dico sempre, eh, sono molto contento quando vengono fatte queste scoperte. Penso che Pompei è una realtà molto molto affascinante a dire la verità. Eh? E che può dare ancora tanto per la storia e la cultura del nostro paese. E non solo in realtà per quel che riguarda il periodo del mh, comunque, mh, poco antecedente o poco successivo, pur eh, la tragica eruzione del Vesuvio, ma penso che anche tempo molto molto antecedente possa dire ancora tantissimo secondo me e insomma ecco eh, questa ipotesi penso che ce lo dimostri un po' insomma che pensano che Pompei possa eh, possa dare ancora tanto alla, alla nostra storia Al nostro alla nostra cultura insomma E eventuali scoperte e insomma e, diciamo svolte storiche ci farò uno speciale di una settimana Ah. ah che bello Quindi eh, avremo una... una Davvero Alberto Angela sta preparando lo speciale su Pompei Ma che spettacolo Me lo vedrò con molto molto piacere eh. mm. Ormai penso, vabbè pare chiaro che io eh, adori Alberto Angela a livelli stratosferici Penso si capisca un pochino Allora vediamo un po' Allora intanto ecco vi ricordo che eh, abbiamo concluso eh, gli argomenti archeologici e per la diretta di oggi ci è rimasto da parlare di serie televisive e dei sorteggi di ieri di Champions League ed Europa League. Quindi ecco se non ci sono altre idee o pensieri o opinioni inerenti a, a Pompei o alle altre, altre scoperte archeologiche delle quali abbiamo parlato eh, io passerei alle serie tv vediamo un po mentre controllo se puta caso mi è arrivato mh, qualche aggiornamento eh, strano in diretta cioè comunque importante diciamo allora i convocati dell'Atalanta non ci interessano va bene Vabbè, Calafiori rinnova con la Roma fino al 2025. Vabbè. Eh, vediamo un po'. Allora, va bene. Dai, comunque, non vedo altri commenti eh, inerenti alle, alle scoperte archeologiche. Però, ecco, a questo punto va bene. Andrei, av andrei avanti. E le serie TV delle quali vi voglio parlare oggi sono due, come al solito. <coughs> E la prima serie della quale parliamo oggi è Supernatural, che è una serie televisiva americana composta da 15 stagioni, <ride> mamma mia, mi, fa mi viene da ridere solo a dirlo perché è allucinante, e per un totale di 327 episodi. La prima puntata della prima stagione in America è andata in onda il 13 settembre del 2005, in Italia il 13 febbraio del 2007. Mentre l'ultima puntata della quindicesima e ultima eh, stagione eh, in America è andata in onda il 20 novembre di quest'anno, ovvero il 20 novembre 2020. Mentre in Italia, eh, qui da in Italia, sta andando in onda la quattordicesima stagione. E la, domeni la domenica appena passata sono andate in onda la quarta e la quinta puntata, mentre questo sabato e questa domenica andranno in onda le puntate 7, 8, 9 e 10. E con il finale di stagione previsto per il 3 gennaio del 2021, mentre non sappiamo eh, ancora quando uscirà qui da noi mh, la quindicesima ed ultima stagione. E, comunque, eh, al di là di questi, eh, diciamo, dati tecnici, tra virgolette, eh, la trama di Supernatural recita come segue: Il 2 novembre 1983, la madre di Dean e Sam Winchester, Mary, perde la vita uccisa da un demone che incendia la loro casa. Il padre dei due bambini, John, inizia a educare i figli alla caccia del soprannaturale con lo scopo di trovare la creatura che uccise la moglie e vendicarsene. Dean, il più grande dei due fratelli, segue alla lettera, eh, segue alla lettera gli ordini del padre e passa l'infanzia a proteggere il fratello Sam, che invece, dopo il liceo, decide di abbandonare la caccia e di andare all'università. Allora, eh, qualcuno tra di voi presenti in chat ha visto, ha visto Supernatural? Eh, per chi non l'ha vista, sono riuscito ad incuriosirvi. Eh, per chi l'ha vista, che ne pensate? Ecco, allora, eh, nel mentre che aspetto vostre idee, posso dirvi che personalmente, scusate, eh, sono arrivato se non ricordo male alla nona barra decima stagione. E. Insomma, ho un po' interrotto la visione perché eh, passavano di media due anni tra una stagione e l'altra e non si sapeva mai se l'avrebbero trasmesso in Italia o meno, ma comunque ecco l'intenzione eh, di fare il Rewatch e di gustarmi eh, le, la, le stagioni che mi mancano in attesa della quindicesima stagione in italiano. Comunque ho questa idea, questa intenzione. E posso anche dirvi che comunque mi è piaciuta a tal punto, e comunque ci sono affezionato a tal punto che il contatto di mio fratello sul cellulare l'ho salvato come Sammy, che è il soprannome appunto che Dean dà a suo fratello Samuel nella serie, perché appunto, vabbè, è un nomignolo tra fratelli, mentre appunto i miei genitori sono salvati rispettivamente John e Mary comunque sempre legate a questa serie e comunque ecco questo è quanto e voi che ne pensate intanto allora vediamo un po allora no questo vediamo un po allora aspetto sempre eh, qualche secondo che c'è sempre un po di ritardo nella chat eh, vediamo un po' mentre oggi avevo letto qualche voce di mercato inerente all'Atalanta vi dico mi è venuto in mente ho avuto questo lapsus un attimo che sembrerebbe che eh, il papo gomez sia in uscita dall'Atalanta e si dice che la si è interessata la roma io personalmente ecco, sul fatto che il papo sia in uscita in realtà mi sembra è abbastanza plausibile perché comunque in realtà si, si sono fatte molto insistenti le voci di un litigio molto importante proprio tra, tra il papu gomez e l'allenatore gasperini quindi ecco non, non faccio fatica a crederci insomma sul fatto che venga la roma insomma mi sembra più che altro una notizia campata per aria tra, per vendere più copie ma non per niente, ma per il semplice fatto che i fritkin non è che mh, fanno trasparire nulla, figuriamoci una notizia di mercato comunque abbastanza impor importante come eh, il Papu Gomez. Cioè è più probabile che ci stiano lavorando da mesi e che in realtà sia arrivato a Roma stasera il Papu. Per come, per come lavorano i fritkin, eh? Sei chiaro? E vabbè, allora, eh, in tutto ciò non vedo commenti inerenti a Supernatural. Quindi eh, presumo di poter andare avanti con la prossima serie. E la prossima serie della quale parliamo è Spartacus. Eh, serie televisiva, anch'essa americana che è disponibile su Netflix. Eh, la prima puntata andata in onda in America. È datata 22 gennaio 2010 mentre in Italia è andata in onda il 17 febbraio 2011, scusate, mentre l'ultima puntata eh, in America è stata trasmessa il 12 aprile 2013 e in Italia il 16 luglio 2000... scusate, 2013. E... <coughs> Parliamo di una serie composta da tre stagioni per un totale di 33 episodi. E la trama recita come segue: Un uomo della tracia è condannato a una morte crudele, ma sopravvive ai suoi guzzini e diventa Spartacus il gladiatore. E in questo, ecco di questa serie intanto che ne pensate? Qualcuno l'ha già vista? Eh, per chi non l'ha vista, eh, vorrei sapere se sono riuscito a incuriosirvi. Invece, per chi l'ha già vista vorrei sapere se vi è piaciuta. E eh, Personalmente ecco, posso dirvi che vabbè, come accade nel 99,9% periodico per cento delle volte quando mh, se parliamo di una serie televisiva americana basata su una parentesi di storia dell'antica Roma eh, purtroppo eh, le ricostruzioni storiche eh, mh, lasciano un po' a desiderare diciamo però ecco, se riusciamo in realtà a diciamo a staccarci da quest'idea della ricostruzione storica affidabile posso dirvi che comunque si tratta di un prodotto molto, molto carino. Insomma, come serie televisiva presa così, eh, diciamo per quello che è quindi un prodotto per passatempo. In realtà posso dirvi che una grandi, mh, se la prendiamo in questo senso, eh, può essere una grandissima serie, sì. E Penso che comunque che In ogni caso ecco, se la prendiamo così Merita senza dubbio la vostra attenzione Senza dubbio Allora Nel mentre vediamo un po' Siamo a uh, 53 minuti Di live quasi E ci è rimasto da parlare di, Dei sorteggi di Champions League Ed Europa League E poi abbiamo concluso per oggi O almeno io con ho concluso gli argomenti Che mi ero segnato, che mi ero segnato de Dei quali parlare allora, aspetto sempre qualche secondo ovviamente per, eh, per affinché si aggiorni la chat Perché ovviamente c'è sempre un po' di ritardo E insomma Comunque penso di essere diventato abbastanza serio come streamer eh ragazzi Cioè prima per parlarvi di tutti questi mh, argomenti impiegavo due ore Ora siamo a meno di un'ora e abbiamo praticamente concluso te non è che sto diventando troppo serio come streamer no non credo <ride> auto riunione a parte dai allora vediamo un po allora io aspetto sempre qualche secondo e nel mentre eh, aspetto sempre eh, controllo sempre se c'è qualche notizia di particolare interesse della quale magari potremmo parlare in live nel caso allora vediamo un po allora, non vedo commenti su Spartacus, dai. quindi presumo di poter andare avanti. Allora, eh, sorteggi Champions League Europa League. Eh, come vi dicevo, mh, eh, si sono svolti ieri alle 13 eh, I sorteggi, appunto, per le due, com, per, eh, rispettivamente per gli ottavi di finale di Champions League e per i sedicesimi di finale di Europa League. E ovviamente parliamo solo degli accoppiamenti degli, delle squadre italiane coinvolte nelle competizioni, non le facciamo tutte perché insomma, insomma già mi interessa comunque il giusto delle squadre italiane che non sono la mia squadra del cuore, figuriamoci delle squadre estere, quindi facciamo una cosa proprio tatà. -ta. Allora, per quel che riguarda la Champions League, abbiamo Lazio Bayer Monaco, andata a Roma il 23 febbraio 2021, ritorno a Monaco di Baviera il 17 marzo 2021. Poi abbiamo Porto Juventus, andata a Oporto il 17 febbraio 2021, ritorno a Torino il 9 marzo del 2021. Abbiamo Atalanta Real Madrid, andata a Bergamo il 24 febbraio 2021, a Bergamo, punto. E ritorno a Madrid il 16 marzo 2021. Per quel che riguarda l'Europa League, abbiamo Granada-Napoli andata in Spagna il 18 febbraio 2021, ritorno a Napoli al, allo stadio Diego Armando Maradona il, il 25 febbraio 2021. Poi abbiamo Braga Roma, andata in Portogallo il 18 febbraio 2021, ritorno a Roma il 25 febbraio 2021, e l'ultima eh, squadra italiana coinvolta in questi sorteggi è il Milan. E la partita interessata è Stella Rossa Milan, andata in Serbia il 18 febbraio 2021, ritorno a Milano il 25 febbraio 2021. Allora, eh, voi cosa ne pensate? Allora, personalmente, nel, mentre che eventualmente uh, aspetto un vostro eventuale commento, posso dirvi: ecco che secondo me uh, la Lazio uh, è stata parte tra le italiane, penso sia stata la più sfortunata. E, perché insomma ecco il Bayern Monaco si trova in uno dei suoi migliori stati di forma penso degli ultimi dieci anni quantomeno se non il miglior Bayern Monaco quantomeno sotto lo stato di forma dell'ultimo decennio e insomma mh, poi ecco vabbè lo sappiamo che la palla è rotonda il calcio è strano il calcio è matto e anche perché ecco mh, però ecco insomma in questo momento mi sembra molto difficile poter uh, eh, insomma contrastare l'armata ehm, tedesca e per quel che riguarda la Juventus allora il Porto è una squadra abbastanza ostica però ecco insomma, la Juventus che a quanto pare comunque ecco, dopo un primo periodo insomma molto traballante la, in questo primo periodo di Pirlo però comunque penso che ora sia una squadra abbastanza rodata e che abbia Insomma, eh, abbia trovato una sua stabilità e che possa comunque passare il turno abbastanza agilmente. L'Atalanta, allora, l'Atalanta in realtà è un discorso particolare, questo perché ehm, è riuscita ad arrivare agli ottavi di finale di Champions League per il secondo anno consecutivo, cosa penso che eh, potremmo quasi per certi versi paragonare all'impresa dell'Aystar del 2016, della, della vittoria della Premier nel 2016 e personalmente ecco l'Atalanta non dimentichiamo che comunque per 90 minuti aveva eliminato il Paris Saint Germain proprio agli ottavi di finale lo stesso Paris Saint Germain che poi è arrivato in finale eh, per, vabbè, poi finale di Champions League l'anno scorso che poi vabbè, ha perso però comunque ecco ha messo in difficoltà il PSG eh, finalista e poi ecco, avevo letto che Neymar è infortunato, non ho letto l'entità dell'infortunio, però ehm, eh, comunque pare che sia una cosa abbastanza grave e non so se riuscirà a rientrare per eh, l'ottavo di finale, però credo di sì, presumibilmente sì. Quindi l'Atalanta, ecco, diciamo anche che il Real Madrid non si trova in uno stato di forma chissà quanto eh, agiato, diciamo. eh, non, forse uno dei peggiori Real Madrid degli ultimi anni se non il peggiore forse addirittura quindi ecco diciamo che l'Atalanta se Gasperini la prepara bene potrebbe eh, sfiorare l'impresa diciamo no, adesso mi sta venendo un dubbio l'Atalanta eh, era agli ottavi di Champions League con il PSG o era il PSG scusate o era il, erano i quarti non ricordo però ecco comunque resta il fatto che aveva messo in difficoltà il PSG in ogni caso per quel che riguarda il Napoli, eh, allora il Granada non lo seguo arditamente, però ecco mh, il Napoli comunque lo vedo abbastanza in forma. Molto in, in, eh, cioè, lo trovo molto meglio rispetto a qualche tempo fa. e Penso che eh, si trovi in una. Mh, comunque, con, non dico con un piede e mezzo eh, agli ottavi di finale, però comunque la vedo una gara molto agiata. Braga Roma, eh, la Roma, ecco, non ha una storia, diciamo particolarmente a favore con eh, le portoghesi. Però ecco il Braga comunque rispetto al Porto, che comunque in ogni caso è sicuramente una, il Porto è una squadra molto più preparata del, eh, del Braga. Però è ecco, comunque la Roma ha avuto delle, delle difficoltà col Porto. Però presumo che col Braga possa. Se gioca bene, comunque. Può avere delle possibilità, anche abbastanza, più di qualche possibilità, insomma, eh, se gioca come sta giocando comunque in questo periodo, tralasciando la parentesi col Napoli, insomma, eh, anche la Roma ha delle buonissime possibilità di passare il turno. Stesso discorso per il Milan, il Milan penso sia in uno stato di forma. Eh, migliore davvero degli ultimi dieci anni eh, dal Milan precedente allo scudetto del cos'era il 2012 che non vediamo una, un Milan così in forma con e senza Ibrahimovic soprattutto anche senza Ibrahimovic comunque è eh, una squadra molto ben rotata che gioca bene e vince le partite quindi ecco eh, ha una mentalità per poter passare veramente con molta molta tranquillità il turno quindi ecco, eh, allora io nel mentre non vedo i vostri commenti, quindi presumo in realtà che non vogliate eh, esprimervi su questi sorteggi de delle coppie europee delle italiane. E insomma, eh, quindi vabbè, ripeto, io ho concluso. Eh, io ho concluso gli argomenti dei quali parlare in questa diretta. E a questo punto, ecco, eh, direi di cominciare a programmare in realtà la prossima diretta. E, allora, come abbiamo detto eh, alla conclusione della lezione di, di cura delle creature magiche. Eh, abbiamo deciso che leggeremo eh, gli animali fantastici e dove trovarli. Eh, non tutto insieme, ovviamente ne leggerò una piccola parte. Poi parliamo come sempre di archeologia. Parliamo eh, di sempre di serie tv, film, libri, insomma eh, queste cose qui. Sto cominciando a lavorare sulle Le Fredure di Groucho, che avevamo detto di leggerne qualcuna come mini intramezzo. E quindi ne possiamo, parla ne possiamo parlare. Eh, anzi, ve le posso leggere anche quelle con, senza particolari problemi. E appunto, ecco, eh, voi nel mentre avete qualche idea qui in chat di cosa parlare oltre queste cose nella prossima live? Allora, aspetto sempre qualche momento per, eh, che, perché che si aggiorna la chat, perché ovviamente c'è sempre un po' di ritardo. E insomma, ecco, per, per adesso, ecco, questo è quanto, nel mentre aspetto voi. E ovviamente ecco, se avete in realtà anche qualche argomento del quale pa volete parlare così a ruota libera, eh, a me fa solo che piacere ovviamente, eh, come sempre. Allora, vediamo un po'. Nel mentre eh, vedo se mi è arrivato qualcosa di particolare. Allora, vediamo un, un po'. Allora. Uh. Allora, gli argomenti proposti sono carucci per me vanno benissimo. Non mi vengono altre idee. Ok, va bene. Poi ecco. Allora. Uh, vabbè insomma, ricordo sempre che comunque nell'info box del canale di Twitch trovate i collegamenti. Cioè, meglio nell'info box del mio canale Twitch trovate sempre. Eh, i collegamenti al mio profilo facebook, al mio profilo instagram, al mio profilo twitter insomma tutti i miei social dove potete anche scrivermi nell'arco della settimana se vi viene qualche idea o anche un argomento specifico del quale parlare non per forza mh, eh, una cosa generica così eh. comunque ecco ricordo trovate tutti i miei collegamenti lì e potete scrivermi anche nei prossimi giorni senza problemi davvero eh. allora vediamo un po' Allora 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 non vedo altri commenti quindi non so presumo che vabbè, non vogliate ok pollice in su ok va bene allora eh, non vedo altri commenti quindi dai penso di poter chiudere qui la diretta e vi ringrazio comunque ecco, per l'attenzione Vi ringrazio per essere intervenuti sui social Ringrazio ehm, Fabio, era il ragazzo che si è iscritto? Un secondo solo che ricontrollo Sì, Fabio, e ringrazio Fabio per essersi iscritto E vi ricordo che la prossima live è eh, 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 giovedì sì, oggi è martedì, la prossima live è giovedì, sempre alle 17:30 e eh, in poi, insomma, diciamo di media un'oretta, un'oretta e mezza. Eh, quindi ecco, grazie ancora e ci vediamo giovedì. Ciao ciao.